Buonasera, voglio e forza Napoli. Amareggiate, troppo amareggiate, voglio troppo. Troppo se vince nel partito che ha 8 a sfrutta la situazione. Noi abbiamo perso questa partita per due errori, due grandissimi errori. Il primo gol fumato proprio letteralmente perché era più difficile sbagliarlo che lui collegava. Com'è possibile? Com'è possibile? Era più difficile sbagliarlo con le quali. Più difficile do sbagliare, solo se la porta rotta. E quindi questo è l'errore che ci viene cara papata, perché secondo me si vede che la palla Inter, a Juve non saccia, perché parliamoci chiaro, la Juve, a parte l'azione del gol di Vlahovic, là, non ha fatto niente che. Niente di che, parliamoci chiaro. Lui sul gol di Gatti, nato sporco, perché chi l'ha uno sporco proprio, chi l'ha più sporco è Chiellini. Sul gol di Gatti, purtroppo, tenimmo a raccomandi che faceteci caso, tu in difesa, quando pigliamo tutti i gol di testa, quest'anno abbiamo preso tantissimi gol di testa. È perché Raccamani sta sempre a terra e non salta. Ma che dici? Che cazzo fai tu? O difensore o fai un raccattapalle? Fammi capire che palla la piglia a terra. Fammi capire che stulisse, capì? Deluso, deluso. Ma deluso proprio assai. Deluso proprio assai. Tornando al discorso di Gatti, Gatti è uno sporco perché se tu mi ammonisci a Kvara perché ha fatto un va, diciamo un'azione eclatante che ha buttato il pallone addosso. Guardiamo pure prima Gatti che cazzo ha fatto. Perciò Orsaga, tu c'hai sì il Rubendin, sì il tifoso la Rubendus, tuo fratello è ultras la Juve, non ce lo dimentichiamo, stiamo ancora aspettando in registrazione VAR e Inter Juve che se manco ce lo scordiamo. Quindi stai facendo due pesi e due misure. Tu a Gatti non me l'hai proprio ammonito. Dovevi ammonire a tutti e due, a Kvara perché giustamente ha reagito, ma prima però ha reagito a cosa? A cosa ha reagito? Fammi capire. A cosa ha reagito così? Ha reagito così. Si è sciamanuto Kvara e ha reagito, giusto? E non funziona così. Poi all'ultimo che ha fatto? A Locatelli ha ammonito pure a Osimhen. E là, giustamente, perché era eclatante se non faceva una cosa del genere. C'è il cartellino facile con i giocatori del Napoli, ormai è così. Però era solo uno sfogo questo, perché qua di arbitraggio non c'è nulla da dire nel senso della partita in sé, come errori, niente. Era solo per dire che Gatti è più sporco che Chiellini. Chiellini era cazzimmuso sporco agonisticamente, chissà proprio sporco perché è sporco. Io per esempio se avessi fatto l'attaccante a Gatti ha essere proprio spezzato proprio il coscio, ma lui si fa un mese a casa, sì. Ok, ma essere proprio tagliato il coscio, a così sembrava che la lotta, sembrava che la lotta, perché la lotta ha fatto pure questo con Kvara un'altra volta a Napoli, anzi no, a Torino, quando gli diede quel cazzotto da dietro, ci pensavamo che ci avevamo scordato, non so anche chi va morto. Ci hanno scordato questo, perciò quello va punito, perché se no non la finisce, se no non la finisce, ecco questo a me che mi fa nervosire sta cosa. Ritornando alla partita, raga, deluso, deluso più altro del risultato, perché giustamente non vengono i risultati, tre sconfitte consecutive tra Champions e campionato, e la zona Champions si fa difficile, ma proprio difficile. Per carità, il campionato è ancora lungo, è vero, tutte queste cose qua, sti cazzate varie, però voglio. La palla a Mautai, se non buttiamo la palla lì, lo pigliamo a rete. Purtroppo è così. Oggi, con la Juventus, non abbiamo buttato la palla in, abbiamo pigliato a rete, perché la palla dentro la potevamo mettere con Kvara. Ha fatto uno sbaglio, era più difficile sbagliarlo che segnarlo. Era più difficile sbagliarlo. Lui ha scelto lo sbagliato. E come fa? Voglio. Amareggiato perché la squadra campione d'Italia non la riconosco.
stanno a sbagliare tutte cose, anzi De Laurenti ha sbagliato tutto. Questi ingressi e Garcia ha rovinato tutta la bancarella. Tutta la bancarella, una bella bancarella l'ha rovinata. Perciò sono amareggiato. Perché l'anno scorso mi ha stracciato il campionato, l'hanno proprio stracciato. E mo non ce ne sapevo mai più. Questo è. La gente, su questa partita posso solo dire che sbagliamo l'errore che non ha molto da Inter e sbagliamo che teniamo sempre una difesa in merda, che raccomani, i gol, i test, non salta. Fuori a catta palla, piglia la palla in terra e da mettere a centro campo quando andano a battere gli avversari. Questo è. Vabbè, vai giù. Un bacione è sempre Forza Napoli, sempre. Perché tutto riesce, calcisticamente parlando, è munizia assicurata. Ciao a tutti, Forza Napoli.